Benvenuti a Toscana Parlamento, il settimanale che si occupa dei lavori del Consiglio regionale curato dalla redazione di Italia 7. I problemi del lavoro sono stati trattati in aula che si è occupata dell'annunciata chiusura dell'azienda Beko di Siena nel 2025, ma anche della crisi in cui versa da tempo nella nostra regione il settore moda. Il tema del bianco è un tema che riguarda non solo Siena, non solo la Toscana, ma tutta Italia. C'è una fase di profonda difficoltà. Io la domanda che voglio farmi è se davvero anche in questo caso c'è stato un investimento teso poi a chiudere quello stabilimento, in questo caso l'ex Whirlpool diventata Beko, è avvenuto già in altri casi. Allora questa è la domanda che vogliamo porre alla proprietà. Noi vogliamo essere vicini alle lavoratrici e ai lavoratori in questa che è una battaglia di dignità, perché il lavoro è prima di tutto dignità. Perché c'è un soggetto privato che acquista uno stabilimento, acquista un'azienda e dopo pochi mesi questa azienda viene chiusa? Ecco, su questo anche noi dobbiamo interrogarci e forse costruire tutti, non può essere una questione regionale ma di politica nazionale, di politica europea, regole più chiare, perché si evitino operazioni finanziarie come queste, operazioni industriali tese, come dire, a creare eventualmente profitto, ma soprattutto tese a rendere, ridurre i costi e quindi purtroppo licenziare e mandare a casa cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori che invece stavano lavorando per produrre e per produrre meglio. C'è anche una polemica per i costi della sanità. Sentiamo le dichiarazioni dei consiglieri Diego Petrucci e Alessandro Draghi, entrambi di Fratelli d'Italia. Ma ha ragione il ministro Schillaci quando dice a Giani: imparate a spendere bene i soldi, perché mettere soldi in un rubinetto guasto significa far sì che quei soldi vadano dispersi. E di fatto la sanità in Toscana è quel rubinetto guasto di cui parla il ministro Schillaci. Così come è profondamente scorretto che il governatore Giani, intellettualmente non onesto, che il governatore Giani continui a far riferimento nel rapporto percentuale tra stanziamento sanitario nazionale e PIL al PIL di 3 anni fa. Il PIL di 3 anni fa era un PIL drammaticamente distrutto e disintegrato dalle vicende legate alla pandemia. Il PIL di quegli anni era un PIL che era crollato per situazioni drammatiche. Tantissime persone sono morte, tantissime aziende sono chiuse, alcune per sempre, quindi è chiaro che una delle due voci era crollata e conseguentemente il rapporto a cui fa riferimento Giani era un rapporto squilibrato dal fatto che una voce, quella del PIL, fosse crollata. Ecco, fa riferimento a quei mesi, a quegli anni drammatici per la storia della nostra regione, della nostra nazione, ma di tutto il mondo, io lo ritengo profondamente scorretto. Ma anche quest'anno si conferma la sanità toscana fuori controllo, perché c'è un aumento di spesa complessivo di oltre 330 milioni. Giani aveva promesso alla fine del 2023 di fare una manovra finanziaria, essendo costretto a aumentare l'IRPEF per 200 milioni per il mancato riconoscimento del payback. In realtà, come sappiamo, i milioni sono diventati 240 per gettito effettivo nel 2024, ma non bastano ancora, perché quasi altri 100 sono stati rimessi direttamente dal bilancio regionale per far quadrare i conti della sanità. È la riprova che non soltanto Giani non mantiene le promesse fatte, ma soprattutto che la spesa sanitaria è di fatto fuori controllo, anche quest'anno per oltre 330 milioni. I correttivi sono naturalmente una razionalizzazione della spesa in prima battuta, un'organizzazione diversa dei servizi, una maggiore e migliore collaborazione con i privati che spesso in tante parti della Toscana garantiscono, per esempio sui servizi diagnostici, tempi migliori a costi assai contenuti. E poi non va dimenticato che questa sanità, che a bocca del PD è universalistica, in realtà costringe oltre 200.000 toscani all'anno a rinunciare a curarsi, e questo è un altro dramma che va affrontato con intelligenza, senza approcci ideologici, ma convinti del fatto che 8 miliardi di euro, cioè pari a 16 mila miliardi di vecchie lire, sono una somma che può e deve essere sufficiente per garantire una buona sanità a tutti.
Accolta la proposta della Presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi del PD per un confronto più ampio in una seduta degli Stati Generali della Cultura dedicati ai teatri della Toscana. Ritirate le proposte di risoluzioni di Lega e Gruppo Misto Merito e Lealtà. Mi ha fatto piacere la reazione dei colleghi di opposizione alla proposta di ricondurre tutte le valutazioni in seno agli Stati Generali della Cultura che sono in corso in Regione Toscana tra Consiglio e Giunta, perché le loro risoluzioni, che avevano luci e ombre, inquadravano alcune giuste osservazioni e necessità insieme a considerazioni che avremmo dovuto emendare se fossimo arrivati ad una proposta di votazione, confluiranno così in un dibattito che potrà tener conto delle istanze di tutti. Ho fatto loro presente che molte delle loro considerazioni un po' erano invecchiate nel corso delle settimane, perché certi pericoli, tipo il pericolo che non si avviasse la stagione del Teatro di Rifredi, erano rientrati. La stagione brillantemente iniziata venerdì scorso, fra l'altro con un bellissimo spettacolo per il pubblico più giovane, molto appassionato, nuovo e interessante, e così potremo negli Stati Generali ascoltare tutti i soggetti coinvolti, fare una valutazione corale e, se possibile, arrivare ad un atto unico condiviso. Se non sarà possibile, faremo due proposte risolutive che riporteremo in aula separate tra maggioranza e opposizione, ma io mi auguro che, di fronte alle tecnicalità ben spiegate, ai bilanci illustrati da chi li detiene, li amministra, di fronte a un confronto diretto con la complessità del sistema teatrale toscano, si possa davvero arrivare ad un atto di indirizzo unitario e corale. Dobbiamo dire che è un sistema che non conta soltanto quei due o tre nomi di grandi strutture che emergono sulle cronache dei giornali, è un complesso sistema fatto da 190 strutture, tra piccole, piccolissime, medie, grandi, che conta una tradizione storica importantissima. È toscano, fiorentino in particolare, il teatro di prosa più antico d'Italia. È nata a Firenze, in Toscana, l'opera lirica con il ragionar cantando, e devo dire che questa tradizione merita non solo l'investimento ma anche l'attenzione dei consiglieri. Quindi questa prima discussione dopo la comunicazione del Presidente Giani ha rivelato un interesse diffuso in tutte le parti politiche, e mi ha fatto piacere che alla proposta di condividere questo impegno degli Stati Generali di osservazione, di valutazione, anche di indirizzo di funzionamento al sistema dei teatri, i colleghi abbiano scelto di unirsi al lavoro che si fa. Quindi i tre atti sono stati ritirati e ora affronteremo nelle prossime settimane una grande audizione che poi vedrà a valle gli atti risolutivi che non faremo confluire nel percorso degli Stati Generali, ma porteremo separatamente in aula in modo da dare soddisfazione anche ai colleghi che hanno ritirato oggi i loro atti. Sui teatri la mia valutazione politica è che si fa di nuovo dell'assistenzialismo, perché finisce sempre per dover mettere tanti soldi, di avere un pozzo di San Patrizio di debiti, tanto 1.800.000 euro è un'esagerazione, ma dobbiamo valutare bene dove finiscono questi soldi, perché a partire dalla scuola di teatro, a partire dagli emolumenti per il direttore artistico, mi sembra che si ecceda un pochino. Inevitabilmente anche è giusto che un'istituzione e una città come Firenze abbiano i teatri di tipo nazionale e conseguentemente ci sia l'unione di più teatri per poter mantenere questo status, però non si deve fare a dispetto dei santi. In particolare, per esempio, la domanda perché sia andata via la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze da ente fondatore è una domanda che dobbiamo dare delle risposte. Ora, nella contestualizzazione della discussione che c'è stata in Consiglio, abbiamo ritirato le varie proposte di risoluzione perché la Presidente Giachi ha detto che verrà fatto gli Stati Generali del Teatro e conseguentemente verranno auditi i direttori e cercheremo lì di capire in maniera più approfondita lo stato dell'arte. Viene una mostra Memoria e Libertà, le opere di Emanuele Favi in esposizione a Palazzo del Pegaso fino al 7 di dicembre. È una mostra, devo dire, davvero che colpisce, e siamo molto orgogliosi di
averla e di ospitarla qui negli spazi del Consiglio regionale, che lo ricordo sono pensati in questa funzione per ospitare lo spirito degli artisti del nostro territorio. E con Emanuele Favi siamo davvero di fronte a un artista ultra novantenne che però mantiene una freschezza nella sua iconografia davvero incredibile. È un sogno, è una mostra che ha a che fare con la memoria e con la libertà, e con atmosfere abbastanza di sogno e che davvero suscitano emozioni sia nella scelta dei colori sia in questa anche qualità oscillante tra il figurativo e l'astratto che lo accompagna. Insomma, devo dire, il nostro territorio non smette di sorprenderci con queste figure di artisti che hanno saputo dare voce alla loro ispirazione attraverso produzioni che magari i più ignorano, ma che invece sono di grande importanza. Emanuele Favi, il pittore, ha una storia notevole alle sue spalle, non solo per l'età, ma anche per le tappe della sua storia di pittore. Ha vinto un premio della medaglia d'oro del Senato a suo tempo, quando vi era la mostra del Fiorino a Firenze, è stato presente in altre rassegne. È un pittore con una storia stilistica molto personale, non è figurativo e non è astratto, pratica i due linguaggi in una maniera che è di sintesi. Il suo mondo poetico, per così dire, è anche quello calibrato su due binari, il mondo interiore e la storia civile. Molti di questi dipinti sono collegati infatti ad eventi della sua vita, da quelli relativi alla sua giovinezza durante la Seconda Guerra Mondiale a quelli del primo dopoguerra, nel quale si assiste a un cambiamento radicale della società italiana. Però Favi privilegia sempre il registro della testimonianza interiore, e quindi è un tipo di pittura che si svolge sia verso i processi onirici, cioè il sogno, sia verso la memoria. È una memoria di immagini molto profonda. In alcuni dipinti è presente anche un elemento cinematografico, come nel grande quadro della sposa, nel quale si trova un ricordo di Cime tempestose, il film tratto dal romanzo della Bronte. Mentre in altri dipinti, come il Pasolini e la madre, egli tocca, secondo me, il vertice della sua pittura anche, in questo confronto continuo fra l'immagine e la percezione della realtà e la vita emotiva. È tutto, grazie per aver seguito anche questa edizione di Toscana Parlamento, l'appuntamento con il settimanale che si occupa dei lavori del Consiglio regionale, rimandato tra 7 giorni. Buon proseguimento.